un'inaugurazione fatta da Ilario Maggini come sindaco di Subiano prima delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 è stata quella del centro di socializzazione diurno L'Accordo a Subiano. Un centro che è nato molti anni fa per volontà delle due amministrazioni comunali di Subiano e Capoluna e anche dalla richiesta delle famiglie. Il tutto per dare una possibilità di socializzazione e crescita ai ragazzi con varie disabilità. Il centro fu creato allora nei locali annessi all'ex ospedale Boschi, oggi Casa della Salute, che erano rimasti inutilizzati dalla USL. Locali che avevano bisogno di interventi importanti dovuti alla vetustità della struttura. Così, nel dicembre del 2013, il progetto della ristrutturazione diventa realtà. In poco tempo i ragazzi ospiti del centro vengono traslocati in un ambiente molto più piccolo che non consente certo di fare tutte le attività svolte, ma in meno di 5 mesi ecco che viene restituito il centro completamente ristrutturato, con impianti adeguati alla loro vita e alla loro crescita. Ed eccoci qui, il giorno del 22 maggio, quando i due sindaci, l'allora sindaco di Subiano Ilario Maggini e il sindaco di Capoluna Alberto Ciolfi, con Mirella Ricci, vicepresidente della provincia, tagliano il nastro del ritrovato centro diurno di socializzazione per disabili. È bene ricordare che i centri diurni per persone con disabilità sono strutture aperte e flessibili, in cui attraverso interventi integrati di tipo educativo, abilitativo, occupazionale e di socializzazione si favorisce il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale e l'integrazione sociale di tutti coloro che vi sono inseriti. Due sindaci per una inaugurazione, un sindaco uscente per il comune di Subiano, un sindaco invece da circa un anno, dobbiamo dire, Alberto Ciolfi, un ritorno. Si ricorda quando forse questo centro è nato? Vabbè, questo centro, questa la ristrutturazione di questo immobile grande è iniziato da molti anni, ancora non è finito oltretutto, per cui come a significare che da un lato le difficoltà sono tante perché ci sono i finanziamenti, perché un progetto sia credibile, e dall'altro è anche così un riconoscimento dello sforzo delle amministrazioni, di come le amministrazioni comunali di Subiano, di Capoluna, soprattutto di Subiano, insomma come capofila di questa struttura, si sia sempre impegnata per renderla migliore anche per tutte le nuove e vecchie esigenze dei cittadini. La inaugurazione di questa struttura sta proprio a significare questo, che è uno sforzo che quotidianamente l'amministrazione di Subiano ha seguito, anche per nome e per conto di Capoluna, è vero, però insomma bisogna dare atto allo sforzo dell'amministrazione. Quindi questo di tutte e due le amministrazioni, siamo orgogliosi di essere qui ad inaugurare questo nuovo centro, più ampio, più fruibile, migliore di quello esistente, che dà la possibilità ai suoi ospiti di vivere meglio, ed è quello che noi credo che è lo sforzo migliore che dobbiamo dare. Sindaco, si chiude una legislazione e si chiude con forse anche soddisfazione nell'aver ridato a questi ragazzi, a questo gruppo anche di famiglie, perché parliamo anche di famiglie, un ambiente dove loro possono fare tante attività. Ma io 2 anni fa ci sono avuto un incontro con i genitori, si è detto prima che finisca la mia legislatura, e anche se Capoluna rinnova perché era su principio del rinnovamento, e noi si fanno sforzo per dare questo centro ai nostri ragazzi, perché era un centro che non aveva scale di sicurezza, non aveva impianto di sicurezza, e noi a questo punto chi arriva ad amministrare non sarà sottoposto a pressione o a firmare autorizzazioni tutti gli anni per stare in questo centro. Ora il centro è collaudabile, è collaudato, è regolarissimo, è un centro fruibile, un centro bellissimo che adopereranno questi ragazzi. Questi ragazzi hanno la possibilità anche di essere tanti più, perché fino ad ora c'era la possibilità di 9-12 persone massimo, e dopo ci arriveranno a 25 tranquillamente le persone. È importante per noi per Subiano e Capoluna avere questa struttura per dare un servizio, e Capoluna e Subiano ci si riesce per ora. Carla, tu sei un genitore e hai vissuto un po' tutta l'evoluzione anche del centro sociale, prima l'Orso Balù, poi il centro L'Accordo, però ecco questo centrino quanto è importante per questi ragazzi?
È molto importante, un ambiente così è bellissimo, io non mi sarei aspettata un lavoro così anche in pochi mesi, Quindi per i ragazzi è molto importante perché sono troppo affollati nelle stanze, si innervosiscono, si creano dei problemi, insomma. Quindi questo è molto molto bello, sono molto soddisfatta. Senti, ci sono anche tante attività, vero, che vengono fatte qui? Sì, tante, sì. Fanno la cucina, fanno la ginnastica, fanno la musica, diverse terapie, insomma. È un centro bello e siamo fortunati ad averlo. Io la penso così, sono molto contenta. Mirella Ricci, non soltanto come vicepresidente della provincia, ma come persona che conosce molto bene la realtà di Subiano e come persona che ha vissuto un'integrazione fondamentale per Subiano con questo centro. Prima era l'Orso Balù, poi è diventato il centro d'accordo, ma soprattutto è stato No Limits. Beh, ce ne sono state tante, no, di iniziative, perché sono state fatte veramente tantissime cose per i diversamente abili. Prima non si chiamavano così, si parlava di handicappati, senti quante cose sono cambiate in questo tempo, però forse sono servite. Ma speriamo di sì. Io spero di non farsi sempre da capo, perché è un po' il cruccio, no? Quando parliamo di queste cose in realtà ce ne dimentichiamo un po'. Cioè c'è da far ritornare il centro d'accordo come un punto che fa parte della comunità, non un qualcosa ai margini. E il fatto che oggi ne vediamo, insomma, i muri rinnovati, veramente delle migliorie importanti, necessarie per questo locale, è davvero da richiamare tutti con attenzione che questa comunità ha una grande fortuna. È quella di avere un gruppo di operatori, avere un gruppo di volontari, avere tanti ragazzi che hanno una disabilità psichica, motoria e quant'altro, però che non sono emarginati, e spero che davvero diventi il patrimonio per tutti e anche per gli amministratori, perché credo che sia un altro orgoglio, perché oltre le mura belle, il giardino oggi tutto bello tagliato, in realtà i ragazzi ci passano tutti i giorni qui, quindi è bene, anche se passate vicino all'ospedale, come si chiamava noi, eccetera, vi fermate, conoscete i nomi dei ragazzi che poi sono diversamente abili. Io, insomma, preferisco chiamarli Andrea, Franco, Daniela, Alessio, eccetera, i loro genitori, i loro amici, e cominciare a sperimentare che forse in questo paese abbiamo fatto un po' di cammino insieme, e da un po' di anni fa che erano relegati al sottoscala, dove facevano questo pseudo laboratorio, come si chiamava, il centrino, perché tutti facevano il ricamo, compreso i ragazzi maschi che avevano voglia forse di giocare al pallone o avevano altre abilità. Ecco, non lo perdiamo, e ogni tanto accendiamo i riflettori, lo dico anche a chi fa informazione, perché non sono tematiche di serie B, ma diventino anche quelle di serie A. Laura Ruggeri, coordinatrice del Centro L'Accordo. A questo punto il centro si riappropria di questi locali che sono stati ristrutturati da parte delle due amministrazioni comunali. Ecco, i ragazzi intanto sono sempre gli stessi, oppure nel frattempo ci sono state anche richieste per poter entrare anche in questo luogo che è cresciuto tantissimo? Allora, le richieste sono alcune, ma sono in sospeso, e sono legate al prolungamento dei pomeriggi, quindi la richiesta è che ci siano tutti i pomeriggi aperti. E fino a quel momento lì, diciamo che siamo un po', rimaniamo su quel numero che è il nostro di sempre, insomma. Senti Laura, c'era bisogno veramente di questa ristrutturazione, quindi di un lavoro importante? Sì, c'erano delle situazioni veramente, insomma, importanti a cui mettere mano. Pioveva in dei punti, l'ingresso era proprio malandato, insomma, quindi era proprio necessario una sistemazione strutturale, come è stata fatta, e siamo molto contenti di quello che abbiamo trovato, perché c'è stato un ampliamento molto importante, quindi per noi molto funzionale, oltre la messa a norma di tutta la struttura, che era, insomma, la cosa fondamentale. Un ampliamento significa anche attività che possono essere svolte nel migliore dei modi? Sì, significa che possiamo quindi ampliare anche le nostre attività laboratoriali, quindi dedicare delle stanze alla pittura, magari introdurre il laboratorio con la ceramica, sperimentare materiali anche diversi rispetto a quelli che fino ad oggi usavamo, insomma, quindi sì,
ci permette insomma, di sperimentarci anche in altre attività. Senti, attualmente quanti ragazzi ci sono? Allora, adesso sono 13 ufficialmente iscritti al centro, che frequentano anche il centro. Senti, Subiano Capolona? Sono la maggior parte di Subiano, 10 e 3 di Capolona. L'integrazione con il paese c'è oppure invece a questo punto bisogna lavorare molto perché il paese entri dentro queste mura? Allora, diciamo che in questi anni ci sono stati dei momenti di integrazione in cui noi cerchiamo di partecipare alle iniziative del paese e di contro riceviamo anche tanto affetto rispetto a... ci ritornano visite, persone che danno la loro disponibilità per aiutarci, però sicuramente è un ambito in cui dobbiamo puntare ancora più per un'apertura di noi fuori e possibilmente anche di gente che viene dentro a poter fare quello che sa fare, perché alla fine qualunque energia nuova è positiva se incanalata nel modo giusto, insomma, quindi è sicuramente da potenziare. Senti Laura, una delle soddisfazioni maggiori che hai avuto in questo periodo? Soddisfazioni maggiori? Allora, è stato un periodo molto faticoso perché ci siamo ritrovati in un ambiente molto stretto. È stato bello scoprire le risorse che poi ogni persona ha e si trova a scoprire nei momenti di difficoltà, quindi vedere che comunque sia anche nello stretto e nei rapporti molto ravvicinati, le persone del centro, dagli operatori ai ragazzi che lo frequentano, sono riusciti comunque sia a trovare quell'energia per poter stare bene anche se un po' sacrificati. Quindi diciamo che è stato veramente bello scoprire sempre potenzialità nuove nell'altro e diciamo che la sorpresa grande è stata poter riappropriarsi di questi locali in tempi così brevi. Per cui eravamo un po' 5 mesi, diciamo, 5 così mesi. Sono bastati. Sì, sono stati più che sufficienti e quindi è bello pensare che a breve potremo stare di qua di nuovo comodi.